Domenica 11 settembre scatta la corsa più pazza, inutile, sconclusionata e temuta d'Italia. Sono ore di ansia a Castiglione del Lago per l'incombente e inesorabile corsa Cobram, affermano gli organizzatori, arrivata alla sua sesta tragica edizione. La gara si disputerà sul famigerato circuito della collina di 12 chilometri, una prova che viene vissuta con paura dai malcapitati partecipanti, iscritti obtorto collo dal famigerato dottor ingegner Gran Mascalzon di Gran Croc Visconte Cobram e costretti a immolarsi in questa pericolosa quanto inutile corsa ciclistica. È questa la singolare presentazione della sesta edizione della Corsa Cobram del Trasimeno, un evento goliardico a carattere benefico organizzato dall'Associazione Quelli del 65, che si svolgerà domenica 11 settembre dalle ore 9. Il luogo ideale per i nostalgici delle imprese fantoziane e in generale per gli amanti del ciclismo d'altri tempi. L'iscrizione è gratuita e va effettuata entro sabato sera all'indirizzo www.quellidel65.it/corsa-cobram. Per i ritardatari c'è la possibilità di iscriversi la domenica mattina con l'aiuto dei volontari dell'associazione. Mentre prosegue la preziosa collaborazione fra Corsa Cobram e l'associazione culturale Trasimeno Teatro, che collabora attivamente dalla prima edizione all'organizzazione, recitando in piccole divertenti gag ispirate ai film della saga creata da Paolo Villaggio, ci sono tre novità quest'anno. La prima è la presenza di Elisabetta Villaggio, figlia dell'immortale Paolo, che parteciperà alle fasi salienti e presenterà il suo libro Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera. Altra novità è Victor Quadrelli, imitatore e cabarettista di origine colombiana, un vero talento naturale emergente. Victor sfrutterà la sua voce e anche la sua certa somiglianza accompagnerà tutta la Corsa Cobram nei panni proprio di Paolo Villaggio, raccontando storie e gag tratte dai film di Fantozzi. L'ultima novità riguarda la possibilità per i partecipanti di iscriversi, oltre che gratuitamente alla Cobram, anche al pranzo del Curvone, che si terrà dopo la presentazione del libro di Elisabetta Villaggio e dopo la premiazione al Giardino della Pergola. Come avviene ogni anno, quelli del 65 doneranno la metà del ricavato della Corsa Cobram 2022, dedotte le spese organizzative, ad un'associazione locale nel settore della cultura, tra i più colpiti dalla pandemia. Gli iscritti sono già molti che verranno da tutta Umbria, dalla Toscana, dalla Lombardia e dall'Abruzzo, ma anche dalle Marche e dal Lazio.